Fino alla prima metà del Novecento, la città di Salerno aveva uno sviluppo urbanistico limitato ad 80.000 abitanti. Il territorio era confinato tra l'area del vecchio porto commerciale e la foce del fiume Irno, circondata dalle colline di Oiara, Giovi e Fratte. Nei primi anni 50 iniziò un periodo di sviluppo economico che portò la città ad espandersi fino all'attuale zona industriale. Dopo l'alluvione del 25 ottobre del 1954, che causò 318 vittime, 250 feriti e 5.000 sfollati, la città iniziò a rialzarsi sia da un punto di vista urbanistico, con la costruzione di Piazza della Concordia, ultimata nel 64, sia da un punto di vista demografico. Infatti, nei primi anni 70, il capoluogo campano contava all'incirca 160.000 abitanti, aveva quindi raddoppiato la sua popolazione. Da allora Salerno iniziò una fase di stallo che comportò un abbassamento del livello demografico dovuto al trasferimento di molti cittadini nei comuni limitrofi. Nella seconda metà degli anni 90 la città ha iniziato a vivere un nuovo momento di espansione, questa volta mirando al miglioramento del decoro urbano, sia per la vivibilità dei cittadini e sia per scopi turistici. Sono state molte le opere di architettura che hanno caratterizzato questo periodo. Una su tutte è la nuova stazione marittima dell'architetto anglo-irachena Zaha Hadid, inaugurata il 25 aprile 2016, a pochi giorni dalla morte dell'archistar. Inoltre, una zona che è stata completamente riqualificata e che è punto di riferimento per la movida salernitana è la spiaggia di Santa Teresa. Negli anni del dopoguerra era utilizzata semplicemente da bagnanti e da umili pescatori. Negli anni 70, precisamente nel 77, la spiaggia ospitò la famosa pizzeria Boccadoro, allestita su un'impalcatura sul mare. Oggi invece la spiaggia è stata rimodernata. È stato creato un piano in legno che collega il lungomare alla spiaggia, circondato da luci e decorazioni. D'estate ospita il torneo di Beach Soccer, uno dei più importanti per quanto riguarda il calcio dilettantistico salernitano. Il progetto di rimodernamento della zona della spiaggia di Santa Teresa è solo l'inizio dello sviluppo della città. Infatti, è in fase di ultimazione la costruzione del Crescent e della piazza antistante che verrà nominata Piazza della Libertà, progettati dall'architetto catalano Riccardo Bofill, situati alla fine del lungomare Trieste. Salerno è una città che non dimentica le sue origini normanne, longobarde e bizantine, ma vive in un presente di continua evoluzione con un passo verso il futuro.